La migliore cornice di pubblico per la prima partita di cartello, lo straordinario impianto tecnico rosso-blu contro l'organizzazione e la bontà del progetto giallo-rosso. Sul campo la differenza di valori è evidente, il primo tempo è aquilano ed è da manuale, pressione, ritmo e fisicità, linea di difesa altissima. Il Giulianova però si cala nella parte e non si fa certo pregare per agonismo ed intensità di replica. Dopo una decina di minuti si concretizza il primo pallone verso la porta di Boccanera, il colpo di testa di Alessandro è debole e comunque alto. Si combatte molto, il gioco è maschio e vibrante, ne fa le spese Ragni al 24esimo che deve abbandonare per Maffione al 27esimo. Un po' estemporanea la combinazione Bana-Bracciatelli con tiro di quest'ultimo che preso dal controbalzo si impenna alto. Due minuti di fuoco tra il 36esimo e il 38esimo. Bracciatelli viene liberato da una sponda amico a tempo e modo per calibrare ma spara male. Ancora Maffione per la testa di Bana, ma sul rovesciamento è l'Aquila che praticamente ha una clamorosa palla gol per Alessandro che viene stregato dall'uscita di Boccanera al momento di piazzare. Nella circostanza ancora un infortunio per il Giulianova, stavolta a farne le spese è Rinaldi che viene rilevato da Alessandretti. Chiusura di tempo quindi a reti inviolati e così nella ripresa il ritmo inevitabilmente cala. Rimane alto il tasso agonistico, due cambi a metà, escono anche i due dal valore tecnico più elevato sui rispettivi fronti, si parla di Macchionni e Bracciatelli e il Giulianova riesce non solo a limitare la pressione rosso-blu ma anche ad imporre le proprie manovre. Al decimo Bracciatelli ruba palla, prova a mettersi in proprio fino alla finalizzazione che però non inquadra lo specchio. Portieri poco attenzionati e così si passa al 36esimo, minuto topico. Buon pallone per Bana, in area piccola che viene fermato in corner dall'angolo. E così la testa dallo sviluppo dello stesso di Alessandretti e palla nel sacco. 1-0. Finisce qui in pratica la gara. Il Giulianova contiene bene il ritorno dei rossoblù che però non ne hanno più nelle gambe e nella forza mentale. I giallorossi, dice Rasi, soffrono e lottano nel primo tempo, attendono con pazienza l'asso giusto al momento giusto che viene piazzato e così fanno proprio il derby di altura. Continuare con questo entusiasmo, con questa voglia, con questo pubblico, perché noi non possiamo che ringraziare infinitamente il nostro pubblico, perché non so in quale città, soprattutto in questa categoria, dove si incontra un pubblico del genere, ma è tutto un insieme di cose, il mister, la società, i giocatori, il pubblico, la voglia di dare il massimo per la maglia, e noi quando si raggiunge questo gruppo così importante allora si può pensare in grande, perché no, noi giocheremo ogni domenica per dare il massimo, poi a fine campionato si decideranno le sorti, ma noi abbiamo già vinto, come l'ho ripetuto l'anno scorso e lo riconfermo quest'anno, perché noi stiamo costruendo un qualcosa di solido. Fa parte il risultato che poi aiuta e dà più energie per andare avanti, però noi stiamo costruendo qualcosa di importante. Giulianova che ha saputo soffrire, il pubblico che ha saputo soffrire, hanno aspettato, avete battuto una squadra di altra categoria, diciamoci. Sicuramente abbiamo sofferto, abbiamo fatto tre cambi per infortunio, abbiamo dovuto rimodulare tre volte la squadra, abbiamo messo Maffioni in un posto dove non è giocato, abbiamo messo Iacovoni, cioè per farti capire quando c'è armonia, quando c'è voglia di lottare, quando c'è voglia di dare tutto, allora riesce tutto più semplice. Io ho visto dei leoni in campo e se noi continueremo su questa strada ci toglieremo tante soddisfazioni. Mister, una dimostrazione di maturità. Avete sofferto, avete aspettato con pazienza, poi c'è stato il gol, tre infortuni. Questa è una giornata in cui viene fuori un Giulianova che ha una maturità, secondo me, straordinaria di fronte ad una squadra di un'altra categoria. Sì, una squadra di un'altra categoria, confermo. Prendo questa occasione per dire che la società mi ha messo a disposizione un gruppo bello, un gruppo che
che è abbastanza lungo sulle scelte, quindi mi aiuta pure a fare questo tipo di partite. E poi aggiungo che i ragazzi sono stati quasi perfetti, perché fare una partita del genere contro l'Aquila, non concedere quasi niente, non è una cosa da poco, perché l'Aquila secondo me è una delle squadre più belle del campionato in assoluto. Forse questa squadra direbbe la sua pure in Serie D, a mio parere. Quindi sono contento per loro, per i sacrifici che loro hanno fatto, che stanno facendo, pure chi sta fuori, soprattutto chi sta avendo poco spazio, perché mi preme dire pure questo, perché quando ne siamo tanti è difficile pure fare delle scelte, però rispondono tutti quanti presenti di continuo, quindi sono contento soprattutto per il gruppo e per la società che mi ha messo a disposizione con tanti sacrifici, ma con tanta acculatezza questo tipo di squadra, di formazione. Si può dire che però Luciano Cerasi mette del suo per dare determinazione, impegno, per dare entusiasmo e unire tutto, questo non è poco. Sì, ma credetemi che è pure facile in un ambiente del genere dare determinazione, perché il pubblico così ti porta a fare qualcosa di più. No, io quello che sono contento, perché essendo giuliese pure, se qualcuno continua a dubitare di questa società, di questa squadra, di questi ragazzi, è veramente un peccato. Solo questo, cioè io penso che Giulianova sta vivendo una situazione di impegno da parte di tutti. Quello che noi ci siamo prefissi dall'anno scorso, dal primo giorno, questa è stata una delle vittorie più belle insieme a quella dell'Avezzano l'anno scorso. Poi succede quello che succede, possiamo pure tra virgolette retrocedere, non è quello che pregiudica, anzi ho detto già, se mi posso permettere, ho detto già al gruppo che domenica è la partita più importante del campionato, perché domenica è difficile, quindi sono contento per loro, per quello che si sta facendo. Poi auguro un buon campionato all'Aquila, sinceramente, al mister, a tutti quanti, perché si sono comportati in un modo più che dignitoso. Sì. Allora mister, la sconfitta che brucia, primo tempo, pressione, difesa alta, ritmo, gamba, la ripresa, siete un po' calati di ritmo, forse, però l'Aquila ha fatto la partita, poi è arrivato questo gol e vi ha un po' mollato, vi ha mozzato le gambe proprio a 6 minuti dalla fine. No, a prescindere da quello che hai detto, che è tutto giusto, l'episodio ci può stare sia a favore che a sfavore, ma dobbiamo dare di più, dobbiamo fare di più, sapevo la forza qui del Fadini, sapevo la squadra loro, che è una buona squadra, perché poi bisogna anche riconoscere questo, e giocare qui non è semplice poi con un pubblico così. Però noi abbiamo primo tempo una squadra forte, deve segnare, perché abbiamo avuto predominanza per tutta la gara, per tutto il primo tempo, abbiamo speso tanto, abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, però dobbiamo cambiare il microchip, perché noi siamo partiti dall'inizio, tutti quanti ci fanno la partita della vita contro di noi, e come cali un pochettino l'attenzione, purtroppo succede quello che è successo oggi, quindi dobbiamo fare un mia culpa, io per prima, anche se li ho avvisati da tanto tempo. Questo è il campionato dell'Aquila, devi giocare sempre la morte, devi giocare sempre sul filo di lana, perché poi incontri squadre come Giulianova che sono organizzate, che giocano su rimessa, giocano sull'entusiasmo, giocano sulla voglia di fare, e noi dobbiamo essere più pronti sotto questo aspetto. E quindi riprendiamo il pullman, torniamo all'Aquila e ci prepariamo per la prossima. Siamo alla terza giornata, quindi è una partita che non condiziona il campionato, però è una partita di grande lezione per noi. Sì, ho parlato con loro, per come è giusto che sia, per me loro sono come dei figli, gli devo dire sempre quello che penso, non potevo aspettare martedì. Se vogliamo vincere il campionato, perché vogliamo vincere il campionato, dobbiamo cambiare questo microchip, che per molti aspetti va anche bene, però quando incontri squadre che giocano su di te, che mettono quel qualcosa in più quando incontrano l'Aquila, che purtroppo tutte le squadre incontrano, noi dobbiamo essere preparati, ci stiamo lavorando, oggi abbiamo fatto un mezzo passettino dietro sotto l'aspetto dell'atteggiamento mentale, anche se poi ci sono attenuanti, il campo, noi siamo abituati a lavorare su un campo in erba sintetica, il rimbalzo della palla, ma sono tutte scuse che lasciano il tempo che trova, perché poi ripeto, abbiamo perso, andiamo a casa, deve essere di grande lezione, siamo alla terza partita, è ancora lunghissimo e può succedere ancora di tutto,
Forse è anche un bene che è successo questo oggi qua, perché poi ci fa alzare un pochettino di più l'antenna. Possono confortarvi i complimenti del mister e di tutta la dirigenza del Giulianova? Ma io glieli ricontracambio, perché sapevo, l'avevo visto nelle immagini, ho visto un bellissimo ambiente, e una squadra frizzante, una squadra che è ben messa in campo, quindi lo sapevamo. E purtroppo siamo stati puniti su un episodio che sapevamo, tra l'altro, loro battere il calcio d'angolo in quella maniera, siamo stati sorpresi, però bande alle scuse, abbiamo perso, torniamo a casa, e deve essere il grande specchio questa partita di oggi.